Paola Buzzo e vorrei che venisse anche Eleonora Prete, che era una delle ballerine. Eleonora, vieni con noi. Allora Paola, un'indicazione riguardo la tua scuola. Non funziona? Vediamo un po' se riusciamo. Tanto tiro il mio. Perfetto, buonasera. Allora, noi siamo la scuola di danza in Intrecci d'Arte. La nostra scuola ha praticamente un gruppo, uno staff di 13 insegnanti e organizziamo e abbiamo lezioni dai bambini dei 3 anni fino agli adulti. Eleonora Prete è la nostra insegnante di danza classica e danza moderna. Con questa coreografia hanno vinto un concorso molto importante sia come esecuzione ma anche come miglior coreografia di tutto il concorso e io sono molto orgogliosa di questo. Eh beh, bel risultato. I nostri insegnanti ovviamente portano avanti quello che è un discorso sportivo, educativo e sociale. Insieme a noi c'è un altro insegnante, non so se qua lo chiamo velocemente. Ma se vengono tutte le ragazze così Alessandro, facciamo questa... magari è pronto, venite. È pronto perché forse ha dopo Dovete l'esibizione. Farne un'altra? No. No. Allora se venite qui dietro è bella la scenografia con voi. Dai, venite qua. Così facciamo insieme la frase esatto. Con i guantoni. Intanto facciamo entrare i guantoni. Perfetto. Chi li indossa? Noi siamo comunque sempre vicini alla Lilt, ogni volta che la Lilt insomma ci chiama e noi organizziamo anche con loro molte manifestazioni, siamo presenti. Al 14 maggio faremo il gala di danza per la Lilt e saremo tutti insieme per lo spazio Lilt. Fantastico. Allora, indossi tu i guanti? Facciamo uno e uno. Uno e uno, perfetto. Voi ragazze guardate la frase intanto, questa qua, memorizzatela che facciamo un bel coro tutti insieme, memorizzato, perfetto, così difficile no? Molto bene, mettiamo qui davanti, vediamo se riusciamo a fare un bel coro insieme a Paola. Microfono. Combattiamo insieme contro il cancro. E vai! Grazie. Sentire i muscoli? Rifallo? Ci sono qua i muscoli. Bene. Grazie. Grazie Paola Buzzo, grazie infinite. Questo lo ridò alla microfonista che se ne va. Va bene, tengo 2 microfoni. Intanto invito, grazie ragazze, complimenti ancora, grazie. Invito Maurizio ed Emily. Siamo in 3 con 4 microfoni. Tienilo quel microfono perché subito dobbiamo chiamare. Io chiamo il dottor Mauro Valentini. Esatto, io chiamo Daniela Mancini sul palco. Perfetto, bene, bene, bene. Rieccoli qua perché siamo arrivati in un momento particolare, cioè il premio Caucino, ma prima di questo premio il dottor Valentini vuole dirci qualcosa di importante visto che siamo in qualche modo tutti in lutto. Tutti sapete, oggi ci sono stati i funerali di Umberto Veronesi. Umberto Veronesi è un uomo, è stato un uomo, ma io dico è un uomo, un chirurgo che ha cambiato la vita delle donne operate al seno. E questo è quello che noi dobbiamo riconoscergli. Su di lui sono stati fatti tanti apprezzamenti, e si sono sentite le parole e i ricordi di tante persone che lo hanno conosciuto. Per quanto mi riguarda, ebbi la fortuna di averlo avuto come punto di riferimento per la lotta contro il cancro al seno, ma anche come consigliere nazionale della Lilt, un ruolo che poi lasciò in quanto si dimise, essendo stato nominato Ministro della Salute, come ricorderete, nel governo Amato. Provando a interpretare la filosofia del prof, chiedo al pubblico in sala di alzarsi in piedi e di tributare non un minuto di silenzio, ma un caloroso applauso. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Questo applauso sta a significare la stima, l'apprezzamento e anche l'amore, direi, verso questa persona che tanto ha dato per la lotta contro il cancro. Non è riuscito a sconfiggerlo come amava
e desiderava voler riuscire a fare, è morto di cancro e ha avuto il coraggio e la freddezza di rifiutare l'accanimento terapeutico, e quindi grande rispetto per una persona così. Siamo qui per premiare, per la terza edizione del premio Caucino, la tredicesima, pardon, edizione del premio Caucino, e per questo chiedo alla figlia, a Chiara, di salire sul palco per la premiazione. Perché il premio Caucino? Perché è in ricordo di Piero. Ciao Chiara. Per il ricordo di Piero, che è stato un grande professionista e con professionalità e profonda umanità è stato il primo a Biella, l'iniziatore delle cure palliative nel biellese. E il premio consiste anche in un riconoscimento a chi, a vario titolo e con modalità diverse, ha dimostrato sensibilità su questo argomento. Quest'anno la scelta del Consiglio Direttivo Provinciale della LILT è caduta su Banca Intesa San Paolo, e chiamo qui sul palco anche Raffaele Buschini e Alberto Manfredi per ritirare questo premio. La motivazione della destinazione, dell'assegnazione di questo premio è la seguente. Intesa San Paolo esprime con continuità il proprio sostanziale impegno su tutto il territorio nazionale. In particolare le azioni di Intesa San Paolo si esprimono anche a favore dei più deboli tramite enti ed associazioni che con serietà e professionalità sono impegnati in prima linea ed agiscono in modo strutturato ed efficace. Ormai da alcuni anni Intesa San Paolo ha dedicato una parte del proprio aiuto anche alle cure palliative biellesi, e questo è il motivo fondamentale per cui siamo qui a premiarla. Ha pertanto deciso di sostenere negli ultimi 2 anni le cure palliative domiciliari e residenziali nell'Hospice L'Orsa Maggiore della LILT di Biella, permettendo il lavoro giornaliero di chi opera in favore sia dei malati oncologici in fase avanzata e terminale, sia dei familiari che vivono il dolore dell'accompagnare una persona amata verso la fine della vita. L'aiuto dato da Intesa San Paolo ha consentito ai medici, agli infermieri, agli psicologi, agli operatori sociosanitari e ai volontari di LILT Biella e dell'Hospice L'Orsa Maggiore di agire e prestare un aiuto che è indispensabile quando la guarigione non è più possibile, quando il dolore e i sintomi devono essere contenuti, quando la dignità della persona, il valore della vita e dell'esistenza umana hanno bisogno e hanno il diritto di essere accolti, ascoltati ed espressi. Con il supporto dato alla LILT Biella per le cure palliative domiciliari e in hospice, Intesa San Paolo è stato un modello di come la responsabilità civile, sociale, pardon, d'impresa possa essere determinante nell'aiutare di chi si trova in condizioni di svantaggio fisico, psicologico, sociale e familiare, affermando con forza i valori che si riassumono in un solo termine, solidarietà. Grazie quindi ad Intesa San Paolo. Se ci portate il premio, è un premio consistente, come vedete, molto consistente, un premio di peso, e chiedo a Chiara di consegnarlo lei come tutti gli anni. Grazie mille, grazie, grazie, grazie. Vuoi dire 2 parole, Chiara? Sì, io voglio come ogni anno ringraziarti per questo premio che ormai da 12 anni. 13 anni. Sì. 12 anni 12. Che mancate, ma il 13 perché l'abbiamo fatto subito. Sì. E quindi è ormai tanto tempo, e quindi ogni anno tu lo ringrazi con. E in qualche modo dai un tributo al papà con sempre grande affetto. Io ogni volta sono particolarmente commossa per questo, quindi ti ringrazio di cuore e spero ovviamente che questo come sempre è stato, questo dono
abbia contribuito in qualche modo a fare sempre del bene alla collettività, e in questo caso ovviamente ritengo che sia avvenuto. Ciao. Grazie Chiara, grazie. Grazie per le tue parole. Vogliamo lasciare il microfono se vuole esprimere. Non posso complimentarmi con le vostre iniziative sul territorio, perché sono non conoscevo lo vostro operato sul territorio, ma ho visto che comunque anche le realizzazioni che avete fatto sono eccezionali, quindi grazie per l'invito. Grazie. Direi che fotografia di rito insieme ai rappresentanti di Banca Intesa, Chiara e il facciamo una foto. Dottor Valentini. Pronto. Eccoci qua. Senza guantoni questa volta. Senza guantoni per questa volta. Abbiamo già perché... un peso, abbiamo già un peso. E mentre viene scattata siamo questa qua. Foto, ringraziamo la signora Caucino, ringraziamo il dottor Valentini, Daniela Mancini e Banca Intesa San Paolo. Grazie. Grazie ancora. E dovremmo ringraziare anche degli altri personaggi che non sono qua questa sera, ma che però ci hanno inviato un loro messaggio e li apprezziamo in maniera particolare. Esatto, sono due, cominciamo da Barbara Pozzo, magari più non la conoscono, ma questa signora ha sposato un certo personaggio di nome Luciano Ligabue. E vai, rock! Buonasera a tutti, mi spiace non essere presente di persona una serata così bella come quella che sicuramente è in occasione di questo evento, ma intendo esserci lo stesso anche a distanza. Io sono una terapista e ho sempre dato molta importanza all'ascolto di sé, anima e corpo, perché lo ritengo un passaggio fondamentale verso qualsiasi tipo di guarigione, e la prevenzione è una modalità importante di ascolto, è una prendersi cura di sé, è una scelta di consapevolezza. E quindi vi auguro che ognuno di voi possa sempre ricordare che prendersi cura di sé è un dono per se stessi e per gli altri. Ringrazio di cuore il dottor Valentini e tutti coloro che mettono impegno ed energia in una causa così importante per la vita. Vi ringrazio di cuore e buona serata. Naturalmente, Barbara Pozzo. Barbara Pozzo di Biella, ecco per quale motivo abbiamo nominato Ligabue, che frequenta anche i nostri territori, come un altro grande personaggio che le frequenta un pochino di più, diciamo che quasi ogni settimana è qui. È qui da queste parti, anche lui è stato un disc jockey, poi è stato anche un politico e poi è diventato un grosso personaggio televisivo. Guardatelo, lo riconoscerete. Allora amici che siete lì radunati al Teatro Sociale di Biella, un saluto da parte mia, penso che non debba dire Gerry Scotti perché sono quasi un vostro compaesano, e un complimento a voi che siete lì, a tutti quelli che si danno da fare per la LILT, per la sezione Biella, per l'iniziativa del Nastro Rosa, per sostenere questo ambulatorio, perché sapete bene che la prevenzione fa più miracoli che non altre cose, quindi complimenti per il vostro lavoro che non è solo di una serata ma è di tutto l'anno. Grazie per l'invito, come vedete sono nella mia cella prigioniero e quindi non posso esserci, però non mancherò di sostenervi in tutte le vostre iniziative. Buona serata, grazie. Grazie grande Gerry, che abbiamo già ringraziato con un filmato nel pomeriggio. Allora, a questo punto avete sentito delle testimonianze importanti, avete capito qual è l'importanza della prevenzione e quello che è il lavoro scoppiettante che fa la LILT Biella nel suo centro. Sarà questo? E a questo punto era il discorso più importante della serata questo, perché volevamo annunciarvi di continuare a donare attraverso le buste che sono state date all'ingresso. Tenete il pieghevole che avete trovato all'interno delle buste, perché lì ci sono delle informazioni importanti con i servizi di prevenzione dello spazio LILT, perché la prevenzione salva la vita. E quindi continuate a donare. Donare, però diamo pochi secondi perché sembra che le ragazze siano già partite per raccogliere le buste. Quindi l'ultimo invito lo facciamo proprio in questo momento, lo ha fatto Maurizio, mano al portafoglio e naturalmente ci aspettiamo come sempre la grande generosità biellese. E ci aspettiamo anche, ma che cosa ti sei messa? Ma come mi sono messa? Ragazzi, cioè io sono vestita trendy, Cioè questa è la moda. Cosa c'è scritto? Che fatica la vita da bomber.
Ma la vedevo spesso con la maglietta in giro. Guarda, cioè anche voi dovete essere così alla moda. Se non ci credete, io ve lo faccio dire da due che la sanno lunga su questa cosa: Fabio Tocco ed Emanuele Stivala, i due ragazzi ideatori dell'e-commerce e di questa moda mania che fatica la vita da bomber. Un grande applauso, perché sono due ragazzi di Biella che hanno spopolato in tutta Italia con questa maglietta. Eccoli qua, Fabio ed Emanuele, eccoci qui. Allora ragazzi, è vero qua che non si vede nessuno, però. È vero, hai visto? Quindi sembra che in realtà parliamo da soli. Va bene, Dunque ragazzi, ma con questo slogan da dove siamo partiti? Dove eravate? Eravamo in un garage, siamo partiti da un garage. Io e Fabio siamo amici fin dal tempo dell'asilo e avevamo il desiderio di far qualcosa insieme anche nell'ambito lavorativo. A fine 2013 decidiamo di far stampare delle magliette, delle t-shirt e di creare un e-commerce per poterle vendere. Quindi siamo nati così, con un budget totale di 900 euro senza alcuna aspettativa. Bellissimo ragazzi, ma voi tutto questo successo che ha avuto questo slogan e questa t-shirt ve lo aspettavate? No, indubbiamente non ce l'aspettavamo, poiché... emozionato, eh. Lo immaginavo che eri emozionato, non voleva venire stasera a parlare. Io stasera. L'abbiamo obbligato. L'abbiamo obbligato. No, come diceva Manuela, appunto, siamo partiti con veramente una piccolissima somma di 900 euro e da lì l'apertura di un e-commerce che non ci si aspettava veramente potesse vendere. In realtà al primo mese, che era dicembre, poi subito a gennaio, si registrarono appunto le prime vendite. In realtà erano già due al giorno, per cui iniziavamo a capire che c'era qualcosa che stava attirando. Da lì la decisione di depositare il marchio e nulla. La cosa che poi ci ha fatto esplodere, fare il salto di qualità, è stato regalare le magliette inizialmente a persone... gli sportivi? Sì, sportivi indubbiamente. Fino ad arrivare a persone appunto dello spettacolo. E niente, ora ce la chiedono loro. Ora su Instagram siete carichi di follower e spopolate nelle spiagge italiane. Ormai quest'anno, se si andava al mare in Romagna, tutti avevano la cover di Che fatica la vita da bomber. Falsa. E quindi ci sentivamo anche un po' orgogliosi, perché un po' di Biella in giro per l'Italia. Sì, è vero? Sì. Bene, ma quindi voi non siete però solo Che fatica la vita da bomber, solo la t-shirt. Ah, guarda che bravi che si palleggiano il microfono. Ci si è studiati un copio. Ah, molto bene. No, noi non siamo soltanto una t-shirt, siamo appunto oggi un e-commerce che vende in tutto il mondo, facciamo indicativamente 500-600 spedizioni al mese, abbiamo un negozio in centro Biella, che inizialmente era nato come il magazzino del nostro sito, il marchio è in distribuzione in tutta Europa e in più da poche settimane facciamo parte di un polo dove fanno parte tre realtà italiane, le più importanti sul mondo web, sui social. Okay. Noi abbiamo oltre 1 milione di follower tra Instagram e Facebook. Questo ci permette di essere testimonial di aziende importanti a livello mondo. Notizia di qualche ora fa, a fine mese, saremo testimonial di un evento importante a Milano, di Sony PlayStation, e lanceremo un gioco della Konami. Veramente? Quindi questa community ci sta facendo togliere un sacco di soddisfazioni. Ci paga in sostanza per giocare alla PlayStation. Che meraviglia ragazzi, bellissimo. Sentite, ma un'ultima cosa, avete mai pensato di spostarvi da Biella? Nel copione adesso tocca a Fabio. Ok, meraviglia, ok. No, in realtà non ci siamo mai, non siamo mai arrivati a pensare di spostarci. Principalmente perché siamo attaccati a Biella e avendo aperto il negozio in centro era la nostra idea quella di appunto non andare fuori se non per una giusta causa. Okay. In realtà l'abbiamo fatto appunto per dei ragazzi speciali e giovedì scorso abbiamo aperto un negozio a Torino, è il secondo punto appunto nostro punto vendita, e è un negozio speciale perché prevede appunto l'inserimento di questi ragazzi speciali all'interno del nostro negozio. C'è stata la presentazione. Abbiamo un contributo video, vero Fabio? Sì. Vediamo poi allora. Poi continuo dopo. Vediamo.
a allenarsi e veramente è una cosa stupenda, ma soprattutto sono bravissime le persone che ci lavorano, che ci stanno dietro, che hanno un cuore immenso. Invito tutti a, quando possibile, andare a vederli, perché aprono veramente il cuore, sono meravigliosi, sono dei ragazzi stupendi veramente. A questi ragazzi, perché portano Biella in giro per l'Italia, per l'Europa, e con questa apertura, con questo negozio avete fatto veramente una bellissima cosa. Sì, era in diretta Sky e appunto notizie dell'ultimo minuto nel mentre che praticamente era la settimana in esclusiva di Sky con Juventus, è arrivato anche Mediaset Premium e ha dovuto, diciamo, hanno dovuto fare il loro contributo fuori dal negozio, e noi pensare di avere comunque due realtà così grandi nel nostro per negozio voi. È stato un sogno. In realtà dentro il negozio si venderanno anche delle esperienze, oltre che degli abiti, capi d'abbigliamento, okay. In quanto appunto persone, appunto anche campioni del mondo e quant'altro, su Charity Stars verranno pagati, diciamo, si verranno pagati per fare dei commessi. In realtà no, verrà venduta l'esperienza di Chiellini di turno per fare il commesso all'interno del nostro negozio. Bellissimo. Che andrà tutto in beneficenza, sì. Sentite ragazzi, allora un grande applauso per loro, ma voi avete portato dei gadget, soprattutto perché anche noi qui abbiamo un bomber. Il nostro bomber per eccellenza in un campo diverso da quello di calcio è il dottor Valentini. Prego, dottore. E i ragazzi di Che Fatica la Vita da Bomber hanno deciso di regalare la loro maglietta al nostro bomber, dottor Valentini. Eccola qui, e facciamo una bella foto, andate pure sul punto foto con la maglietta al dottore. Eccolo qui. E poi ragazzi mi dicevano che volevano fare un selfie, vero? Che così lo mettevamo subito su Instagram con il dottore. Esatto, esatto, ecco qua. Anche se non si vede? Allora giriamoci così si vede teatro. Esatto. Eccoli qua. Luci in sala. Così siamo online, eh? Siamo. È troppo alto. Grazie mille. E altri due bomber della serata sono Cristiano e Maurizio. I ragazzi hanno portato anche una maglietta per loro. Grazie mille. Eccoli qua. Quindi abbiamo vestito tutto il cast di Lilt. Esatto. Grazie ancora. Facciamo una foto con i conduttori. Quantoni, uno ciascuno. Eccoli qua. Adesso siete trendy anche voi. Sì, molto trendy. Sei dura quella da bomber, sai quella da DJ quanto è dura. Dura, allora, foto con voi, ragazzi, tutti insieme, venite anche voi, venite. Via. Sì, tutti quanti. Facciamo io una bella foto. Andiamo? La frase. Lo diciamo? 3, 2, 1. Combattiamo insieme contro il cancro. Grazie. Grazie davvero. E complimenti. Grazie a questi giovani imprenditori biellesi, mi raccomando, rimanete in questo territorio. Grazie per quello che state facendo, complimenti davvero. Questi giovani che promettono, ne abbiamo di talenti, complimenti.